Dicembre per me è sempre stato il mese più magico per eccellenza. Peccato che negli ultimi 17 anni di lavoro ho svolto un lavoro per cui nel mese più magico dell'anno, anziché pensare a lucine, alberi e film di Natale, lavoravo una barcata di ore perché nel commercio non esiste sabato, non esiste domenica, non esistono festivi ed esistono solo doppi turni nel mese più magico dell'anno. Quindi in questi strani anni di vita lavorativa diversa, mi era salita un po' la virgola di cambiare qualcosa di questi ritmi, ma se mi segui da un po' sai che in questi ultimi 2 anni la mia vita è stata un pochino, pochino, pochino movimentata. E quindi in questo dicembre, che è il secondo che passo tristemente senza un albero di Natale montato con tutti i miei decori, e questa cosa mi rende tristissima, non puoi capire quanto, anzi lo capisci se mi conosci, ho deciso che, visto che compie un anno il podcast, io vado in pausa e noi ci rivediamo dopo le feste del 2023, quindi a inizio 2024, con una nuova versione di Narratrice Nomade, che sarà dedicata a niente poco di meno che agli audiolibri. Ma che non era già dedicata agli audiolibri? Sì, però adesso ti spiego. Hai presente quando un audiolibro ti trascina dentro la storia e ti dimentichi che la stai ascoltando? Quello è un audiolibro fatto bene e io voglio scoprirne tutti i segreti. Sono Valentina, la musifavolista, audiobook voice and narration coach, facilitatrice di circle reading, formatrice per Mettiamoci la voce e questo è Narratrice Nomade, un podcast che parla di voce, di suono e di audio per chi vuol far viaggiare dall'orecchio al cuore. Insomma, in quest'anno ho parlato di voce in tutte le salse, in tutte le forme, in tutte le dimensioni. Ma ho parlato poco di audiolibri, o meglio, ho fatto un po' di retorica sugli audiolibri. Ho fatto 5 forse puntate dedicate a come diventare lettore di audiolibri, ma alla fine ho concentrato nella newsletter tutto ciò che era il mondo delle recensioni sulla voce, sulla lettura espressiva, sulla lettura al microfono, e qui ne ho parlato poco, o comunque meno rispetto a quanto avrei voluto. Un po' perché l'argomento voce mi piace tantissimo, come avrai largamente notato, e quindi ne parlo davvero molto volentieri e fin troppo spesso e fin troppo a lungo, me ne rendo totalmente conto, mea culpa. E un po' perché ho un coniglio nell'emisfero creativo del cervello che prende il sopravvento e decide di mandare al diavolo tutti i piani, motivo per il quale io sto facendo un piano editoriale del 2024, ma so già che tanto non lo rispetterò, quindi in realtà che lo faccio a fare? Maciando alle bande. Quest'anno in Academy è uscito il mio corso Progettare l'audiolibro, che in realtà è il primo di altri corsi o comunque di espansioni di quel corso che continuerà a trattare il magico mondo della narrazione audio per come mi piacerebbe che venisse capita e abbracciata anche da chi vuole fare la voce narrante e poi si scontra con la realtà della difficoltà di fare il narratore o la narratrice indipendente. E sebbene abbia lavorato davvero tanto con la voce degli altri e con gli audiolibri degli altri in quest'anno passato e trascorso, in realtà sento visceralmente la mancanza di quei momenti magici che mi, come dire, ritagliavo quando avevo il canale YouTube. Ti ricordi se mi segui dal 2019? In realtà il canale è del 2016, ma poi lo sappiamo che è ripartito a tutti gli effetti nel 2019, che mi ritagliavo in quegli anni per fare i miei audiolibri che erano a quel punto la mia valvola di sfogo, la mia espressione creativa, erano anche le mie fasi di studio in quegli anni della lettura espressiva e della narrazione audio. Ma erano un momento magico per me, soprattutto le live di lettura, che mi mancano tantissimo. Infatti, se vedi, anche le letture viandanti a un certo punto si sono stoppate perché mi è arrivato un treno di impegni in faccia e non ho più saputo gestire tutto quello che dovevo gestire, un po' anche perché è difficile passare da tantissimi anni da lavoratrice dipendente a lavoratrice indipendente, e quindi c'è proprio, c'è qualcosa, c'è qualche rotella che salta, c'è qualche ingranaggio che salta, e quindi a un certo punto non sai più bene come ti devi girare, come ti devi organizzare, perché la mia Vergine, come sai, è scaduta probabilmente, e quindi il Sagittario vince. Qualcuno che se ne intende davvero di astrologia mi dica se sto dicendo cavolate. E quindi ecco, mi sono trovata sommersa di cose da fare e ho trascurato cose che mi piaceva da morire fare. Quindi ho deciso che dopo 2 anni di Yes Woman, il 2024 sarà
Sì, ma anche meno, woman. Quindi cercherò di riprendermi i miei spazi. Ora questa promessa la faccio assolutamente a me, in modo che eventualmente deluda me stessa e non gli altri, anche se la faccio pubblicamente da questo podcast. Perché la faccio in questo podcast? Perché noi ci risentiremo dopo Natale e anzi direttamente dopo la Befana. Ma se hai delle domande, se hai delle curiosità, se hai dei dubbi, se vorresti sentirmi parlare di qualcosa nello specifico del mondo della narrazione audio e degli audiolibri, dalle voci alla progettazione al prodotto finito, scrivimi, perché così metterò tutto nel famoso piano editoriale del 2024, che tanto poi comunque non rispetterò mai pari pari per come lo faccio, ma cercherò di rispettarlo il più possibile. Questo perché mi sono resa conto che davvero, al di là del lessico sulla voce che, se mi segui, sai che sto cercando di costruire con le recensioni sugli audiolibri, al di là di tutto quello che è il compartimento della formazione, la mia intenzione con questo podcast era ed è sinceramente quella di fare divulgazione sull'audiolibro per far apprezzare questo prodotto che comunque ad oggi secondo me non ha il valore percepito che meriterebbe, perché si tratta di opere d'arte incredibili, di incredibile bellezza. E quindi il 2024 sarà all'insegna di questo: restituire alla narrazione audio e all'audiolibro la bellezza e l'importanza e il valore che per me ha, anche e soprattutto da narratrice nomade, che poi appunto, se vogliamo farle le pulci, era nata per parlare esattamente di questo, ma poi tant'è che le cose sono andate diversamente, ma lo sappiamo. Quindi sulle note di questa canzone che senti in sottofondo, sperando di essere riuscita ad inserirla, che è realizzata da me ed Emanuele Bella su YouTube, Zero Copyright Free Music, un mio carissimo amico, grande collaboratore con il quale abbiamo fatto veramente delle grandissime risate e delle bellissime, a mio avviso, collaborazioni, soprattutto perché trovare musicisti così talentuosi e disponibili e appassionati e intenzionati a integrare la musica alla voce non è semplice, non è assolutamente semplice. Anche se a tal proposito ti suggerisco il podcast di John Tom Luca Tomassini, io vorrei farti dei buonissimi auguri di Natale e di felice anno nuovo, però in realtà il Natale di per sé poi non è che mi interessi più di tanto, o meglio, non mi interessa la festività per il suo aspetto religioso, è proprio l'aspetto magico del Natale che a me scalda il cuore e che mi riempie di felicità, quindi ti auguro questo, che il tuo cuore sia sempre riscaldato e sia pieno di felicità. Noi ci sentiamo con l'anno nuovo che arriva e se hai bisogno di me sai dove trovarmi, perché tanto io dico di essere in ferie, ma poi in realtà avrò sempre qualcosa da fare. Ciao! Right.